È partito un importante progetto per i centri estivi di inclusione sociale. Di che cosa si tratta? Ma sì, i centri estivi sono sempre delle belle esperienze di aggregazione, di socializzazione, di incontro per tanti ragazzi e ragazze, bambini e bambine. Come servizi sociali tutti gli anni integriamo con ore aggiuntive di assistenza educativa anche nei confronti di ragazzi, ragazze, bambini e bambine con disabilità. E quindi è un potenziamento e quindi i centri diventano sempre più inclusivi. Ecco, quest'anno, grazie anche al progetto che ci ha messo a disposizione la Polis Società Cooperativa con nei centri Jump, siamo riusciti a mettere ore aggiuntive, quindi 30 ore in più per ogni ragazzo con disabilità e quindi questo dà l'idea davvero di quello che io chiamo sempre il welfare di comunità, cioè dove al comune, ai servizi sociali e quindi alla parte pubblica, grazie a sinergie virtuose con il privato sociale, si riescono a realizzare servizi sempre più inclusivi che vanno a migliorare e a promuovere il benessere, soprattutto in questo caso dei più giovani. È un bisogno che è stato rilevato negli anni dalle famiglie e dai genitori con figli con disabilità e quindi abbiamo deciso di proporre questo progetto e l'abbiamo chiamato Facciamo Rete e abbiamo trovato dei sostenitori, quindi i centri estivi Jump hanno innanzitutto preso contatti con i servizi sociali, ci siamo messi d'accordo, abbiamo visto un po' il tipo di bisogno che c'era, il numero dei bimbi, le famiglie eccetera e poi intorno a noi si sono agganciate, unite alcune realtà che lavorano con il sociale e che sono sensibili a questo argomento. Uno tra tutti è proprio il Club Anziani qui a Baia Metauro che ha contribuito anche con economicamente, oltre ad altri due sponsor che sono la Profiglas e Biciclette Eusebi, che sono due sponsor che da anni sono vicini ai centri estivi Jump e quindi hanno voluto sostenere proprio questo progetto in modo particolare. Inoltre, visto che sono in fase di ringraziamento, ringrazio anche la GFI, che è un'associazione genitori figli per l'inclusione che ci ha aiutato nella realizzazione, e la Cosmarche, con la quale abbiamo collaborato perché abbiamo deciso di fare in modo che queste 30 ore aggiuntive fossero realizzate dallo stesso educatore che fa le 40 ore, quindi comunque tramite la Cosmarche siamo riusciti a dare un progetto di continuità a questi bimbi.